Dalle parole ai fatti, Nicola Zingaretti ha inaugurato i cantieri che renderanno Corviale protagonista di uno degli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana di edilizia pubblica più complessi mai realizzati a Roma. Presente alla conferenza stampa al Mitreo Arte Contemporanea su via Mazzacurati a Corviale, il presidente Zingaretti, che ha rilanciato la sfida per Roma. Bene. Poi deve andare a trovare. No, complimenti a voi, adesso vediamo che comunità appassionata che ci abbiamo. Non vedevamo l'ora che venisse a darci questa notizia. Arriva ad oggi con l'avvio ufficiale dei lavori, parlando in questo caso di circa 2 anni. Per quanto riguarda il, come vedete qui, degli 8 passaggi, 6,5 degli 8 passi fondamentali per arrivare all'avvio dei lavori sono stati effettuati. Dini al Comitato Inquilini di Corviale, al coordinamento Corviale Domani, alla comunità religiosa, e fatemi ringraziare soprattutto Don Gabriele e tutta la sua comunità che ha aiutato il percorso della regione nel momento di vita, essere umano, cioè ad ascoltare oltre che a fare, o anzi ad ascoltare prima di fare, affinché fossero rispettate le sensibilità di tutti, come è stato detto, grazie al prefetto, alla prefettura, grazie alla polizia locale, che è stato un altro attore molto molto importante, ovviamente al magnifico rettore dell'Università Roma III, che veramente è un attore della trasformazione della qualità urbana di Roma, all'Ater, che poi è stato l'attore operativo, e in particolare, fatemelo dire perché glielo abbiamo ricordato prima, non so se è presente, grazie al dottor Modigliani, col quale abbiamo iniziato un lavoro, che quando entrò nella mia stanza per dirmi c'è questa cosa buttata lì, quasi non ci credevo che si arrivasse a questa giornata, e grazie a chi, accompagnando la mia vita, non solo da amministratore della regione, ma ancor prima di passione per la città, in provincia, tanti e tanti mi indicavano questo tema da sciogliere per andare avanti. Vedo qua Roberto Conasciutto, ma tanti altri in questa sala, e poi ovviamente un grazie immenso a Gwendalina Salimè e a Laura Peretti, che sono state, diciamo, non solo, si potrebbe dire, le architette autrici, ma qualcosa di più, perché questo è un progetto che, se non ci metti oltre che la testa, la sapienza, il gusto, anche l'anima e l'amore, non riesci ad ottenere risultati. E vi assicuro che ci sono state tutte e due, l'anima, l'amore e la passione per arrivare a tutto. Due donne che giustamente hanno incasato i due cellulari di WhatsApp e hanno fatto bene per ricordare l'importanza di questo appuntamento. E ovviamente grazie a Massimiliano Adriani, che poi in realtà è stato il regista e l'anima del sottoscritto, perché vigilasse che tutto andasse avanti. Le opere che sono state presentate e che il laboratorio di città ha illustrato, ha raccontato, come ho detto, a mio giudizio sono importanti per Roma, ma sono importanti anche per un altro motivo. Sono importanti per Roma perché i cittadini di questo quartiere vivono Roma, ma in realtà Corviale è parte dell'identità della capitale, come altre aree urbane, ma è qualcosa molto di più che un quartiere. È qui che si gioca il nesso, a mio giudizio, che noi dobbiamo avere del rapporto quartiere, qualità della vita, quartiere, periferia, spazio urbano, dignità della persona, rapporto con le istituzioni e rapporto con i cittadini. Quando si investe un budget, una risorsa per rifare una strada o per rifare un ponte, è importante perché si parla ovviamente di opere pubbliche, ma quando si parla di un intervento di riqualificazione urbana in una grande periferia, c'è qualcosa appunto di più che riguarda chi la periferia la vive, ma riguarda anche tutti coloro che in questo quartiere, in questi palazzi, in queste strade non metteranno mai piede, perché attraverso la qualità della vita nei quartieri, nei luoghi, è un pochino
la speranza che anche di fronte ai problemi più grandi non bisogna mai gettare la spugna, e i problemi anche più complessi e irrisolvibili in realtà, se si lavora come stiamo lavorando qui, si possono risolvere. A noi ce l'avete insegnato voi, ce l'hanno insegnato esperienze, e ringrazio per l'ospitalità, come il Micreo, come i ragazzi di Calcio Sociale, che sono stati un'avanguardia straordinaria di recupero e di rilancio della qualità della vita in questo quartiere. Lo Stato a volte fatica a stare al passo con questo protagonismo e questa passione, e questa volta abbiamo fatto di tutto per eliminare questa barriera tra Stato scritto grosso in caratteri cubitali e condizione umana, e quindi attraverso il laboratorio di città, il coinvolgimento dell'università, il rapporto con la Chiesa, il rapporto con i comitati di quartiere, le risorse economiche, 21 milioni e mezzo di euro che abbiamo messo a disposizione, gli urbanisti che ci hanno lavorato, abbiamo creato un bellissimo mix patrimonio di Roma. Quindi auguri, noi seguiremo passo passo i lavori, perché quanto sta avvenendo a Corviale è qualcosa che riguarda e riguarderà la qualità della vita di Corviale e dei suoi cittadini, ma guardate, riguarda anche quanto è possibile, sarebbe possibile fare a Roma per migliorare la qualità della vita, e soprattutto quanto si può fare in Italia per non arrendersi all'idea che tanto non si può fare niente. Grazie veramente. Tra gli interventi previsti dal progetto Rigenerare Corviale dell'architetta Laura Peretti, la realizzazione di piattaforme e aree comuni e condivisibili e nuovi accessi all'edificio, cogliente luce sociale in tutti i vani scala. I lavori, che entreranno nella fase operativa entro il 2019, sono ripartiti in 10 fasi per una durata di 5 anni complessivi.